che lavorano e che rimangono senza posto di lavoro. Perché ci troviamo ad avere uno sciopero in Ticino? Rischiamo di perdere delle officine che sono le nostre officine, sono le officine di Bellinzona. Come mai portate i bambini anche? Per insegnarli come si può fare in Svizzera, perché il popolo può anche dire la sua. Anziani, giovani, mamme e papà di famiglia, nel giro di mezz'ora almeno 1.000 persone affollano il binario in attesa dei treni speciali che portano a Berna, tutti con un'unica speranza. Speriamo, speriamo, che io ho un figlio che lavora all'officina, con due bambini e una moglie, una casa. Questo che cerchiamo di lottare per vedere cosa può succedere. Mio marito che lavora alle officine. E i bambini? E i bambini vengono a sostenere il padre. Nel giorno della festa del papà mi sembra più che giusto. Nel frattempo, per la prima volta da quando è iniziato lo sciopero, la pittureria dell'officina, presidiata da una quindicina di operai, si presenta desolatamente vuota. È tempo di partire, questa manifestazione popolare ha richiamato persone da tutto il cantone Ticino, tre convogli speciali gratuiti, uno proveniente da Chiasso, uno da Locarno e uno da Bellinzona. Circa 3.300 posti, manco a dirlo, tutti occupati. E il viaggio è proseguito fino alla capitale, dove i manifestanti hanno superato quota 5.000 e sono pure sbarcati in piazza. Nel giorno della festa del papà è il viaggio della speranza per i 400 dipendenti delle officine e per i loro colleghi di Friburgo, Vienna e Basilea, ma è anche il viaggio della rabbia e dei timori per un futuro fatto solo di incertezze. I sentimenti sono fortissimi. Quello che sto provando è una cosa bellissima, tutta la popolazione del Ticino e del Grigione italiano che viene a sostenere più che altro questo sistema che non va più. È partita dall'officina di Bellinzona, ma è il sistema. Non stiamo combattendo il Ticino, ma stiamo combattendo anche per la Svizzera. Bravo. Suo figlio, il piccolo Mattia, riesce persino a dormire tra le migliaia di fischietti che invadono il centro di Berna e la protesta degli operai, ma anche dei loro figli. Una manifestazione pacifica, malgrado il variopinto sfottò di questo striscione. A Berna comunque non c'erano solo i ferrovieri, ma anche parecchi loro simpatizzanti. Comunque bellinzonese, no? Portarci via l'officina Un della Bellinzona è una cosa incredibile, no? Cioè, noi non avremmo mai pensato nella vita, no? E per cui dobbiamo avere una piena solidarietà con tutti i bellinzonesi, ma con tutti i ticinesi in generale. Sono molto ottimista, dice questo pensionato giurassiano. La protesta di oggi porterà dei frutti. Vietata dalle autorità di Berna, la piazza federale è stata comunque invasa dalla protesta dei ferrovieri. La polizia della capitale ha lasciato fare. Ed è proprio davanti al Palazzo del Parlamento, la casa di tutti gli svizzeri, che la voce degli operai si è trasformata in un monito alla politica. Amiche e amici della giustizia sociale, grazie di essere qui così numerosi. Oggi abbiamo portato a Berna l'essenza dei valori in contrapposizione ai biechi calcoli economici di chi sta a palazzo. Un corteo che verrà ricordato persino in Estremo Oriente, ma al di là dei sorrisi turistici, lo scontro continua. Proseguire lo sciopero non rischia però di suscitare dubbi e perplessità, soprattutto tra le forze politiche più moderate? Qui c'è una vera indignazione da tutte le forze politiche e oltretutto i messaggi di continuare a mantenersi fermi sulle nostre posizioni sono chiare, non sono solo nostre queste affermazioni, ma è il sostegno che ci viene da tutte le parti. I prossimi giorni saranno cruciali, è stato detto sulla tribuna mobile alle mie spalle. I prossimi giorni dunque diranno chi vincerà questo braccio di ferro tra ferrovie e operai. Uno scontro mai visto prima nella storia dell'impiego pubblico in Svizzera.